Bene, ritrovati gentili telespettatori, eccoci con il telegiornale del Veneto orientale. In apertura la cronaca ci porta a Portogruaro, si torna a parlare della dottoressa Pigozzo, già dirigente del comune di Portogruaro. Ora sulla donna ci sono le indagini della Corte dei Conti che chiede infatti molti soldi proprio per il danno. Ma sentite il servizio di apertura del telegiornale, anche perché non è l'unica a finire nel mirino della Corte dei Conti. L'ex responsabile del settore urbanistica del comune di Portogruaro, Lorena Pigozzo, deve risarcire i gravi danni all'immagine provocati alla pubblica amministrazione con il suo comportamento. Lo chiede la procura regionale della Corte dei Conti, che ha citato a giudizio l'ex dirigente per l'udienza del prossimo 14 aprile. Il vice procuratore generale Maria Paola Daino sollecita la sua condanna al pagamento di oltre 154.000 euro. In sede penale, la dottoressa Pigozzo è stata condannata a 1 anno e 4 mesi di reclusione per istigazione alla corruzione in relazione ad una mazzetta chiesta nel 2007 per garantire il buon esito dell'Eastgate Park. Nello stesso procedimento era rimasto coinvolto anche l'avvocato e consulente del comune di Portogruaro, Massimo Carlin. Nell'atto di citazione a giudizio, la procura erariale contesta alla Pigozzo di aver abusato del proprio incarico all'interno dell'ente al fine di ottenere vantaggi economici e di aver in questo modo gravemente danneggiato l'immagine del comune di Portogruaro, contribuendo ad incrinare la credibilità dell'amministrazione. All'ex dirigente viene contestata la spregiudicatezza della condotta. Dagli atti dell'inchiesta emerge infatti che sosteneva di essere in grado di condizionare le procedure amministrative interne all'ente. Per la gestione del caso Pigozzo, la Procura della Corte dei Conti ha messo sotto accusa anche l'ex sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, l'ex vice Luigi Villotta, i segretari generali Domenico Rizzi e Maria Teresa Miori, gli ex assessori Antonio Collovini, Gianfranco Pavan, Ivo Simonella e Giorgio Barro e l'attuale assessore Angelo Morsanuto. Nei loro confronti il vice procuratore Daino ha aperto un autonomo procedimento nel quale chiede che vengano condannati a risarcire complessivamente 126.000 euro, pari a costi sostenuti dal comune a seguito della decisione di non aprire immediatamente un procedimento disciplinare a carico della Pigozzo quando la sua abitazione fu perquisita nel 2007. Il procedimento fu aperto soltanto 3 anni più tardi e si concluse con il suo licenziamento. Nel frattempo il comune concesse alla dirigente un'aspettativa retribuita al 60% e fu costretta ad assumere e retribuire un nuovo dirigente al suo posto. Secondo il vice procuratore Daino, le scelte dell'amministrazione di Portogruaro furono illegittime e hanno provocato un grave danno per le casse del comune. L'udienza di discussione della richiesta della procura si è svolta la settimana scorsa davanti alla Corte dei Conti. Gli incolpati hanno chiesto il rigetto delle richieste della pubblica accusa. La sentenza è prevista invece per il mese prossimo. Inutili tentativi dei sanitari del 118 per Danilo Manzon, 85enne di Pordenone, non c'è stato nulla da fare. Verso le 19.30 di ieri sera in corrispondenza di via Fondamenta Bissona a Porto Santa Margherita c'era infatti il suo corpo privo di sensi proprio in acqua. Sul posto sono arrivati i sanitari con l'ambulanza e i carabinieri. Purtroppo però ogni sforzo per salvargli la vita è risultato vano. Sulla vicenda indagano i militari dell'arma. Dalle prime informazioni pare si sia trattato di un tragico incidente, anche se è possibile che la vittima sia finita in acqua anche a causa di un malore. In ogni caso l'anziano, magari perdendo l'equilibrio, non è riuscito a ritornare a riva, perdendo dunque poi la vita. La salma è stata messa a disposizione della magistratura, a cui spetterà il compito di decidere appunto sulle cause di quanto accaduto e se disporre poi ulteriori accertamenti. Andiamo a Sadona di Piave, invece brutta vicenda per un uomo che è rimasto bloccato, steso a terra, pensate, per ben 2 giorni e 2 notti. Il servizio. Cade a terra e rimane 2 giorni e 2 notti sul pavimento al freddo, senza acqua né cibo, ed è stato salvato dai vigili del fuoco. Selvista Brutta, un anziano sandonatese, AC, residente in una villetta a schiera di via Garibaldi, 77 anni, portati bene, una vita attiva tra amici, pizza e qualche ballo. Anche per questo i parenti più stretti non avevano visto con preoccupazione il fatto che non rispondesse al telefono. L'ultima chiamata del figlio, che abita fuori regione, ancora mercoledì sera. Una chiacchierata di routine che non aveva fatto emergere particolari problemi, come d'altra parte era nelle cose. Il 77enne aveva lamentato solo dolore a una gamba, che, si saprà poi, non lo avevano fatto dormire bene. Da quella telefonata più nulla, riferisce un nipote. Lo abbiamo cercato al telefono sia giovedì che venerdì, ma ancora niente. Lo zio è una persona molto attiva, per cui non abbiamo dato particolare peso a questo suo silenzio.
Però il dubbio che fosse invece accaduto qualcosa ha cominciato a rodere la nipote. Per questo, proprio sabato mattina, ha deciso di andare a controllare. E mi è parso strano, racconta sempre la donna, che fosse tutto chiuso. Non era da lui. E così, non avendo io, come nessun altro, una copia delle chiavi, dopo aver avvertito il figlio, mio cugino ha chiamato i pompieri. Gli uomini, in tuta arancione, sono entrati rompendo il vetro di una finestra al primo piano della villetta. Hanno chiamato l'uomo e lui, con un filo di voce, ha risposto dalla camera. Probabilmente, spiega ancora la nipote, è caduto proprio perché è tradito dalla gamba e non è riuscito a rialzarsi, passando così 2 giorni e 2 notti steso sul pavimento. Senza mangiare, senza bere, l'anziano aveva il telefonino a portata di mano ma non riusciva a rispondere. Ci ha detto che aveva sentito gli squilli e che aveva provato a rispondere, ma con le dita archilosate dal gelo non riusciva a premere i tasti. Il 77enne è stato portato al pronto soccorso di San Donà, dove è stato ricoverato in ipotermia. È stato poi sottoposto a TAC. Le sue condizioni, fortunatamente, non desterebbero preoccupazione. Cambiamo pagina, andiamo a Ceggia per parlare del cambio di guardia nell'amministrazione comunale, sia in maggioranza che all'opposizione. Nell'ultimo consiglio il sindaco Mirko Marina ha nominato assessore Simone Pivetta in sostituzione del dimissionario Angelo Dalbene. Tra le file dell'opposizione, nel Movimento 5 Stelle, al posto del dimissionario Thomas Bittolo è subentrato Ernesto Rigoni, che era stato il più votato del resto della lista. Pivetta ha avuto la delega al bilancio e allo sport, mentre l'altra delega detenuta da Dalbene, Ecologia e Ambiente, è andata all'assessore ai lavori pubblici Antonio Parcianello. E ora andiamo a Caorle, invece parliamo di un convegno molto importante in cui si è parlato di economia e di un'esperienza proprio per rilanciare l'economia con la Confcommercio. Aldo Curtarelli ha sentito il delegato della Confcommercio di Venezia, Sommariva. Siamo con il consigliere delegato, il dottor Sommariva, della Confcommercio. E lei oggi ti ha detto una cosa estremamente importante a proposito del distretto del commercio. Adesso bisogna che ci sia un'economia dell'esperienza, ma l'esperienza di chi è nel campo forse non l'abbiamo mai adoperata così tanto quanto oggi sia necessario. Sì, oggi il consumatore, il turista, il cittadino è diventato più smaliziato, più esigente, cambia in continuazione, ha molte più informazioni, si guarda attorno, va su internet. Cioè, alla fine sceglie di mettere i suoi soldi dove trova un'esperienza personale il più appagante possibile. Allora ecco che chi ha a che fare col turismo, ad esempio col commercio, sempre di meno venderà o dovrà comportarsi come vendita di beni o di servizi, ma dovrà vendere esperienze, cioè dovrà proporre magari dei prodotti il commerciante con cui il consumatore possa fare qualche cosa che lo rende diverso dagli altri, oppure il turismo possa fare un'esperienza. Allora, alla fine si tratta di mettere in scena degli spettacoli e nell'ambito del distretto del Giralemene, che comprende i comuni di Portogruaro, Concordia Sagittaria e Caorle, c'è appunto l'idea di utilizzare, di fare un calendario unico degli eventi, di fare una gerarchia degli eventi e di costruire attorno agli eventi più importanti, di maggior impatto, un sistema di imprese che insieme faccia vivere delle esperienze inimitabili, irripetibili a coloro che vengono, siano essi turisti, cittadini o consumatori, che ci auguriamo possano venire anche dalle vicine province di Pordenone e di Treviso perlomeno. Ecco, il convegno di oggi dovrebbe portare delle idee, delle esperienze, delle intuizioni, delle iniziative su queste tematiche. Proprio a Caorle è stata presentata invece la nuova app, la nuova applicazione che permette con i cellulari di in qualche modo interagire con l'ASVO, l'azienda dei servizi del Veneto orientale. Sentiamo allora l'intervista a Luca Michelutto, il presidente di ASVO. Con Luca Michelutto, presidente dell'ASVO. In questa occasione voi presentate un'applicazione per telefonini. Naturalmente per migliorare il servizio dei cittadini nella raccolta dei rifiuti. Può illustrare lei in modo molto tecnico in cosa consiste questa applicazione? Allora, di fatto i successi che ASVO ha avuto in questi anni, la raccolta differenziata, molto di questo successo si deve proprio alla comunicazione fatta in questi anni. Comunicazione fatta attraverso internet, attraverso la televisione, attraverso materiale cartaceo.
Oggi c'è un salto di qualità, un cambio di rotta, arriviamo a cercare un utente, a cercare di prendere un utente che è avvezzo alle strumentazioni elettroniche, dunque smartphone, tablet, telefoni di nuova generazione, e lì diamo la possibilità di scaricare un'applicazione dove in questa applicazione sono sintetizzati tutti i servizi di ASVO, ma non solo, la capacità di interagire con questa applicazione, nel senso che l'utente può fare attraverso l'applicazione delle segnalazioni di servizi o di abbandoni di ingombranti, abbandoni di rifiuti, e non solo, ma addirittura logandosi, entrando all'interno dell'applicazione, può addirittura avere le notifiche per quali sono i giorni di raccolta della sua attività o della sua famiglia, insomma. Dunque sono varie le applicazioni che si possono trovare in questa nuova versione che presentiamo qui oggi. La Protezione Civile di Noventa di Piave in prima fila nelle iniziative, sono stati 138 infatti gli interventi per ben 3.724 ore in cui sono impiegati i 384 volontari del gruppo noventano durante il 2015. Gli interventi attuati sono stati molteplici, dall'assistenza in occasione di manifestazioni al taglio di alberi e piante nella golena fluviale, dalla presenza per servizi antincendio e emergenze in caso di piogge, oltre alla partecipazione e alle esercitazioni, corsi, convegni e manutenzione dei mezzi in dotazione. Andiamo a Sant'Andrea delle Piave, torniamo, parliamo del pontili che arrivano lungo il Piave, ci saranno ben 4 quelli che saranno installati grazie al BIM. 4 nuovi pontili galleggianti lungo le rive della Piave Vecchia saranno realizzati dal consorzio BIM, bacino imbrifero e montano, in accordo tra i comuni di Sant'Andrea e Musile. Si tratta di strutture per l'attracco di canoe e di piccole imbarcazioni, simile all'approdo installato lo scorso anno in riva al Piave, all'altezza di via Melidissa e utilizzato dal Canoa Club. Misureranno circa 12 metri per 5, ma le dimensioni possono variare in funzione dei punti in cui saranno collocati. Il consorzio ha già stanziato 5.800.000 euro per realizzarli. L'avvio dei lavori è previsto in primavera. Nella Sandonatese le piattaforme saranno 3, una nel parco Golenale, vicino a quella fissa già esistente, un'altra nella frazione di Chiesa Nuova e la terza a Santa Maria di Piave, subito dopo il ristorante al Cacciatore. Un quarto attracco sarà creato nel territorio di Musile, a Caposile, subito dopo la chiesa, con uno scivolo per le piccole imbarcazioni, come richiesto da una scuola remiera della zona. Si tratta di opere che rientrano nel piano strategico del BIM per la valorizzazione del Piave e l'incremento del turismo fluviale, ha rimarcato il presidente Valerio Busatto. Oltre ai pontili, il consorzio sta ripristinando le piste ciclabili che seguono il corso del fiume. Mettere in sinergia le piste con gli attracchi significa riqualificare l'offerta turistica del territorio. Il progetto sarà completato in futuro con altri 5 pontili di dimensioni maggiori lungo la Piave Nuova. Uno sarà a Jesolo, vicino al ponte sulla provinciale 42 che porta ad Eraclea, e anche questo con uno scivolo. Un altro è previsto davanti a Piazza Garibaldi a Eraclea. Un terzo sarà a Musile, sotto il ponte della Vittoria, sulla sponda opposta a quello di Sant'Andrea. Altri 2 saranno costruiti a Fossalta, vicino al ponte di Barche, e nel parco Golenale di Noventa. Sulla Piave Nuova gli approdi consentiranno la sosta di barche più grandi e saranno accessibili anche ai disabili. Il progetto è all'analisi della commissione di salvaguardia del Genio Civile. Piero Turco è andato invece a Porto Gruaro ad ammirare la mostra Intrecci, proprio nello spazio arte di Bejaflor. Siamo con la dottoressa Nadia Fratterre, direttrice artistica di questa Spazio Arte Bejaflor, una mostra questa volta intrecci di 2 giovani artisti. Come nasce la vostra ricerca nel promuovere questi giovani artisti? La ricerca è un atto spontaneo, nel senso che noi ci avviciniamo, ci incuriosiamo ad alcune opere, quindi ci avviciniamo e cerchiamo l'artista. Oppure, dall'altra parte, succede che l'artista, che è incuriosito dal nostro spazio, viene e si fa conoscere. Da lì poi parte il progetto di un'esposizione. Uno degli artisti presenti questa sera allo Spazio Arte Bejaflor è Eugenio Azzola, un arte un po' in senso di ricerca, e chiediamo a lui come si ispira nel realizzare le sue opere. Buonasera, beh,
cominciano da una tavola vuota di solito, e poi su questa tavola ci può essere un fondo di colore e da lì si parte intrecciando una serie di adesivi di carta oppure dipingendo delle strisce di colore, poi togliendo, carteggiando e in qualche modo seguendo il caso. Se alla fine funziona, che il risultato in qualche modo fa entrare in risonanza qualche zona del mio animo oppure di qualcuno, ma penso inizialmente al mio, allora di solito lo tengo, altrimenti posso sempre incollarci altro nastro, continuare a dipingere o a carteggiare finché non succede qualcosa di interessante. Alla fine, quando mi sembrano finiti, li fermo con una mano di resina o di cera o di silicone e gli do un titolo. Un altro artista presente questa sera allo Spazio Bellaflora è Caterina Vallini. Caterina Vallini che si ispira un po' a un'arte che in qualche maniera contempla anche il suo essere. Mi ispira la natura, e questo è chiaro, evidente. Mi ispirano la crescita dei vegetali soprattutto, in questo lavoro che si chiama Io e mia madre, e un po' il senso è quello del recuperare quelli che sono i mezzi tipici utilizzati dalle donne in generale, che erano quelli della tessitura e del filo era una forma creativa che utilizzavano, e riportarlo un po' all'arte contemporanea. In questo caso era proprio una specie di meditazione sulla crescita, perché ogni punto fatto ad uncinetto è come se fosse un piccolo tassello di una crescita che si adatta e prende forma a quello che succede, perché fondamentalmente questa è una pianta morbida che va ad adattarsi a quello che ha intorno e cresce vicino, accanto e intorno a quello che c'è. Poi ultimamente avevo cominciato un po' a dipingere le piante per come le vedevo, come nel caso dell'opera La viola del vicino, che è proprio presa da una viola selvatica che cresceva nelle scale del mio vicino in maniera spontanea, che era così bella che ho deciso di dipingerla per come la vedevo. Adesso Vinicio Scortegagna ci propone uno scatto dal territorio per Fotoreporter. Si ferma qui il telegiornale del Veneto Orientale, vi invito a restare con noi, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi, grazie per averci scelti, a risentirci.